Allora, rieccoci a TV7 Match. Abbiamo sentito parecchi ragionamenti di Renzi e anche di Grillo. Adesso andiamo a sentire l'ultimo contributo proprio per quanto riguarda il leader del PD quando parla di questa nuova legge elettorale sull'eliminazione del Senato e delle province. Ascoltiamolo. D'accordo i principali partiti, quasi tutti i partiti, e quindi quelli che si sono insultati e offesi fino al giorno prima, noi abbiamo detto. Via il Senato come lo conosciamo adesso, il Senato diventa gratis. Il Senato ha dei senatori che non vengono pagati, ma sono espressione delle autonomie locali. Il Senato non fa il solito ping pong istituzionale per cui per fare una legge ci vogliono anni o mesi. E importante, via il Senato che dà la fiducia, cioè. Il governo non ha bisogno di fare tutta una serie di complicati passaggi. Il governo va alla Camera, fiducia e addio. Quindi non c'è più nemmeno il rischio di avere due maggioranze diverse, come è accaduto per esempio in questa legislatura. Allora, io, come dicevo prima, sono uno dei pochissimi senatori che ha fatto Karakiri, nel senso che ha firmato e coprodotto una legge per l'eliminazione del Senato. Quindi mi Anche Zanda. sono convinta che dobbiamo avere il coraggio di eliminare una delle Camere. Dobbiamo avere il coraggio di eliminarla anche perché con la distorsione che c'è stata con la legge del Porcellum abbiamo purtroppo prodotto, come è successo e come si è verificato in questa occasione, una maggioranza variabile Camera e Senato, tale per cui non siamo riusciti, come dire, a portare avanti con coerenza un mandato elettorale, per cui bene eliminare una Camera, non lo farei soltanto per ragioni economiche, lo farei perché è necessario per rendere Per più celere snellire. il lavoro. Dopodiché vorrei che non facessimo, come diceva nell'esempio Matteo Renzi, un fatto del genere, facciamo un decreto, chiediamo la fiducia, andiamo in una Camera sola. Decretare d'urgenza con la richiesta di fiducia non è democratico. Prima il professore diceva una cosa che io ho apprezzato, per esempio. Quando noi parliamo di legge elettorale, parliamo di una legge che dà governabilità, quante volte l'abbiamo detto, no? Una legge che deve garantire, come dire, una certa stabilità di governo. Io credo che sia un valore, obiettivamente, perché gli italiani non possono preoccuparsi di andare continuamente a votare e sapere che tutti i giorni leggono che c'è una crisi di governo, che c'è difficoltà, che non si riesce a lavorare per obiettivi. Però dobbiamo stare attenti anche a non scivolare sulla crina dell'autoritarismo e o di una falsa democrazia. La governabilità deve essere sempre, come dire, correlata, diciamo, Ponderata. Certo. e ponderata correttamente con le regole democratiche, cioè io devo dare rappresentanza, non solo governabilità, ma anche rappresentanza. Ora, tornando all'argomento che prima lei sollevava, credo che stia veramente nel ragionamento che dovremmo fare molto puntuale e preciso sulla legge che andremo a fare, perché per esempio il Mattarellum, il 30% dei seggi, era, come dire, spalmato in funzione di una rappresentanza, non era sufficiente a rendere 25% dei seggi. ingovernabile, diciamo, il paese, chiedeva ovviamente che vi fosse compattezza nella presenza, diciamo, politica in modo tale da poter governare, però dava rappresentanza, diciamo, in forma più capace. Direi di stare attenta perché poi oggi c'è Renzi, domani non si sa, Il momento eccetera, dopo eccetera. c'è Piva, eh. Dobbiamo stare attenti perché noi non, quando facciamo una legge, attenti bene, non la facciamo mai pensando, non dovremmo mai farla pensando a oggi e sentendoci garantiti da chi a oggi c'è, ma dobbiamo farla pensando anche al futuro, Ah, no? E sicuramente, quindi sicuramente sì. soprattutto. E come al seppico. Poi vengono presso telefonate, sentiamole. Pronto? Buonasera, con chi parliamo da dove? Pronto? Buonasera, con chi parliamo da dove? Giorgio da Vicenza. Giorgio da Vicenza, buonasera, prego. Salve, io sto ascoltando la trasmissione lì, ma vorrei chiarire un pochettino questa nuova legge elettorale che state discutendo. Allora, io davanti ho il Sentiamoci. Sole 24 Ore. Ultime elezioni 2013. Partito Democratico 25,42%. Tutti gli altri non superano il 3%, non superano il 4%. Il Popolo della Libertà 21,56%. Tutti gli Certo, altri non sinistra, partiti superano il minori. Ai partiti 5%. minori, Solo sì. Lega Nord è il Certo, 4,8%. certo, certo. Movimento 5 Stelle 25,55%, quindi è il primo partito in Italia. Con la nuova legge che voi se volete approvare, andrebbero al ballottaggio Partito Democratico e il Popolo della Libertà. Questo
che sono i due partiti che sono arrivati secondi e terzi. Il primo partito in assoluto viene buttato fuori. Bella democrazia. Non è proprio così. Sì, guardi, io ho solo 24 ore davanti. Cioè, ma poi guardi, rimane collegato, le faremo vedere poi cosa succederà appunto con le percentuali di voto che ha appena detto lei nelle due ipotesi che tra poco andremo a vedere e a ragionare. Rimanga con noi, così dopo cercheremo di fare un ragionamento più approfondito anche sulla sua richiesta. Posso? Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Sì, buonasera, Giuseppe da Belluno. Buonasera Giuseppe, prego. Un saluto Grigoletto, che l'ho visto in una trasmissione. Allora, io ho girato circa, mi sembra, 5 canali e tutti parlano di legge elettorale. Siamo allora il problema, non so se ci capiamo, ma qui ci sono le piccole e medie imprese che chiudono, un aumento di furti, continui sbarchi, c'è l'indulto, il debito pubblico ogni mese aumenta. Poi c'è un aumento delle casse integrazione e qui stiamo a discutere ancora tra, adesso siamo tornati di nuovo alla stagione tra Grillo, Berlusconi e PD. Qualsiasi cosa dica Berlusconi per il PD è sbagliato, qualsiasi cosa dica il PD per Berlusconi è sbagliato e noi intanto chiudiamo le aziende. Esatto. Allora io vorrei dire una cosa anche alla senatrice Puppato, guardate che per voi Berlusconi è la vostra fortuna, perché c'è tantissima gente che vota a sinistra pur non condividendo gli sbarchi, pur non condividendo l'indulto, pur non condividendo i matrimoni gay, perché dall'altra parte c'è Berlusconi, voi siete salvi da Berlusconi. In più vorrei dire fare una previsione per le prossime votazioni. Grillo, il voto del centro, della gente che ha votato Grillo a destra, non lo prende, ma neanche dopo morto. I primi 10 presidenti della Repubblica che hanno proposto erano tutti 10 di sinistra. Hanno fatto voluto togliere il reato di immigrazione. Esatto. Quindi loro il voto dagli elettori di destra non lo prendono. Certo. Il problema dell'Italia è che al potere non c'è nessuno che abbia un'azienda che lavora. Sono tutti dipendenti pubblici, avvocati. Scusi, io invece ce l'ho l'azienda che lavora. Mi scusi per lei, ma proprio si è sbagliato. Ringraziamo della telefonata il nostro ospite da Belluno. Ne abbiamo ancora, chiedo la regia. No, va bene, allora, prossimo caso, prima di andare a fare delle tabelle sulla richiesta del nostro rispettatore, una curiosità, Renzi è ben voluto in questo momento da una certa parte politica e non anche dall'altra, perché credo dica le cose in maniera semplice, in modo comprensibile, o no? Sì, sì, è la sua caratteristica è quella di arrivare subito al nocciolo della questione, certo. E di girare, non ci gira attorno. Ed è estremamente operativo e credo che sia anche una persona che dice e fa. Adesso starà a vedere, perché il problema è in quale contesto certe cose le fai. Perché se tu cammini sul cemento sicuramente riesci a percorrere una certa strada. Se cammini sulle sabbie mobili, e mi pare che sia caratteristica della politica italiana, anche Renzi avrà delle difficoltà a esprimere quello che vuol fare. Allora, io credo che il movimento che ha fatto Renzi in questo momento, vado a parlare con Berlusconi e non vado a parlare con tutti gli altri partiti, se non una, così, una passata, per non dire che non è democratico, è stata una provocazione per mettere tutti in riga, altrimenti non sarebbe andato da nessuna parte. Lui ha scansato le sabbie mobili, quindi tutti i partiti più piccoli che sicuramente tiravano l'acqua al proprio molino e che non avrebbe consentito a Renzi di fare una proposta concreta, è andato direttamente da chi? Da quel personaggio che in questo momento la sinistra storicamente rifiuta, ma che deve andare comunque a fare un governo e a gestire la politica. E questo ha fatto Renzi. E a questo punto credo che da un punto di vista pratico e non ideologico non avesse altra strada. Lui doveva comunque andare al PDL a fare il discorso, perché Grillo chiaramente non si è prestato a farlo. E questa è una... Poi che la cosa eticamente, moralmente, tutte queste cose qua, ideologicamente non sia perfetta, ma questo sta nella natura della politica e della, diciamo, della condotta di un certo tipo di politica che si è radicata sul territorio italiano.
È chiaro che se invece ci fosse una base diversa, probabilmente non saremmo al Porcello, non sarebbe la correzione del Porcello e non sarebbe al Porcello 2, perché comunque è necessario in questa fase dove tre partiti si grosso modo si compensano uno con l'altro e difficilmente vanno d'accordo, si può realizzare una legge che è fondamentale. Ma non è risolutiva della crisi. Quel telespettatore che ha telefonato prima ha detto una cosa giusta. Quando noi andiamo a votare finalmente avremo un governo, speriamo, solido, che possa tenere per un certo tempo e quindi prendere determinate decisioni che siano positive. Comunque non abbiamo risolto la crisi e comunque le aziende saranno chiuse e comunque la gente avrà problemi di arrivare al 27 del mese. Questa è la però problematica. Però, professore, il governo può essere di aiuto a superare questo momento? Ma oppure è un momento delicatissimo per l'Italia dove da questi personaggi politici uscirà il futuro dell'Italia? Cioè, domando, è vero quello che dice, dovranno comunque decidere chi andrà al potere, il futuro del lavoro, il futuro della scuola, tutto quello che c'è da decidere. Però questi lo faranno, perché altrimenti l'Italia andrà davvero in crisi pazzesca, presumo. Allora, il fatto che devono essere eletti, cioè che la gente possa eleggere il candidato deve rispondere al suo elettore, è la base per cui l'elettore può condizionare la politica, perché se no è una crocetta che si fa ogni 5 anni, dopodiché la politica fa quello che vuole. Questo è successo fino adesso. Allora l'elettore deve tenere a guinzaglio e non delegare per 5 anni il proprio rappresentante e deve eleggerlo, e questo rappresentante sa che in qualsiasi momento non avrà la sua preferenza. Questo è un meccanismo che tiene in piedi la democrazia. Dopodiché quello che va in Parlamento deve avere una struttura che non gli consente di fare quello che abbiamo visto fino adesso, 17 regioni piuttosto che certi intrighi e furti che vengono fatti quotidianamente, perché non c'è una struttura che protegga il cittadino e che protegga la struttura dello Stato. Lo Stato viene eroso quotidianamente da un'abitudine, da una tradizione di continui saccheggi, e lo vediamo quotidianamente, perché le cose vanno in una certa maniera, perché si è instaurato una certa morale, una certa etica all'interno del Parlamento che conduce a questo. Allora, la legge elettorale è importante per questo, non è importante di per sé che risolve i problemi. Quindi il deputato, il senatore che va lì, deve poi rimboccarsi le maniche e fare, perché abbiamo una quantità di leggi, il nostro Parlamento butta fuori una quantità di leggi, produce una quantità di leggi che sono contraddittorie, complicate, impossibili da applicare, e questa è la fortuna della burocrazia, certo, che si mangia ogni anno 80 miliardi, perché se tu vuoi che la tua pratica vada in quella direzione in tempi comunque disumani, perché non arriva in tempo, devo in qualche maniera mandargli una bottiglia di champagne, io la faccio. Oppure avere 72 autorizzazioni per aprire un'impresa, avere, certo, 48 autorizzazioni per aprire un cantiere. Il problema è che io credo che ci sia un aspetto chiaro. Se volevo stire al termine, professore, poi piva. Sì, ma questo non è solo nel meccanismo del cittadino con la burocrazia, ma sono i sindaci con la burocrazia che non riescono a fare quello che devono fare, che è la stessa burocrazia che si impasta una dentro l'altra, che è lo stesso ministro. Zanonato aveva fatto, proprio in questo governo, aveva fatto una proposta per ridurre il costo energetico. Il meccanismo è talmente becero che alla fine è stato bloccato dalla Corte dei Conti quando c'erano i fondi prima, così mi è arrivata la notizia, e quando ha presentato il provvedimento i fondi non c'erano più. E allora, cioè, i ministri addirittura non sono in grado, con tutta la buona volontà, spesso non sono in grado di governare perché la burocrazia sovrasta. Certo, è vero. Questo è il punto, la legge elettorale è un punto
E diciamo che il Porcellum è stato il Porcellum, e qualcuno ne ha responsabilità, perché sembra che sia piovuto dal cielo. Sì, non è piovuto dal cielo il Porcellum, qualcuno l'ha approvato? Sì, è una larga maggioranza. Qualcuno l'ha modificato nel 2006 con Prodi, quando ha vinto il Porcellum. Abbiamo fatto un anno di governo. Non voglio responsabilizzare nessuno. Diciamo le cose come stanno. È evidente. Un anno è un anno. Cioè parlo di Sono cinque anni. Io sto parlando di evidenza, non sto parlando di cosa. Non ci sentono. Sto parlando di evidenza. È un'evidenza. Io non voglio difendere il governo Prodi, ma non aveva la maggioranza per cambiare il Porcello. È nato e morto nel giro di poco tempo. 18 mesi. E Renzi l'ha spiegato anche per quale motivo c'era questa congiuntura astrale per cui il governo Prodi non poteva stare in piedi. Con Mastella che dicono nel ragionamento che faceva il professor c'è la burocrazia, mi sembra che Renzi nel suo ragionamento per questa campagna, sia all'interno di diventare segretario del PD, lui ha detto bisogna togliere questa burocrazia, basta, è ora di finire, insomma. E dico, guarda, torno, non si può andare avanti con 72-300 mila leggi prima di prendere la decisione. Togliamo i dirigenti, soprattutto ha detto, che sono lì nei vari ministeri da tanti anni e che sono intoccabili e che sono quelli che mettono i bastoni tra le ruote, mi sembra di aver capito. Ma lo farà. E sono, allora c'è un aspetto, secondo me la verità è partita da Giuseppe che è intervenuto prima, no? Parlava delle questioni vere, le questioni che interessano i cittadini, cioè il fatto delle imprese. Ecco, il problema concreto è questo governo nasce, ma doveva morire subito, nel senso che non c'erano le maggioranze per poter governare. Si è messo insieme questo governo e si è detto questo governo resti in piedi per fare le riforme e poi si rivà al voto, perché le riforme, quelle concrete, quelle che incidono sul lavoro, sulle famiglie, sui comuni, le si fa perché si va ad attuare un programma politico. Oggi questo governo non ha un programma politico chiaro sui temi veri che si devono andare a affrontare, perché è una mescolanza di programmi politici. Allora, è importante fare la legge elettorale? Sì che è importante, perché una volta fatta la legge elettorale si deve andare al voto. I partiti si confronteranno su dei programmi e questi programmi faranno le riforme. Ci vorrà ancora tempo, solo però che prima adesso Renzi non gli importa più, dice, si va a votare quando c'è una legge elettorale che consenta di avere una maggioranza chiara che quelle riforme le fa concretamente. Guardate che cosa sta capitando nei comuni. Guardate che i comuni in questo momento oggi non sanno come chiuderanno i loro bilanci, anzi come li apriranno i bilanci, non sappiamo la tassazione come la dovremmo applicare, eccetera. Ma questo è anche frutto di una situazione di governo che è nell'impossibilità di applicare un programma, perché è un programma che ogni di mese in mese si tenta di ricontrattare. Oggi si sta tentando di fare un'altra agenda di questo governo, di quello che durerà. Questa è una cosa che non ha senso. Una domanda sola, ma è veloce. Allora io non capisco perché in realtà mi è parso di, ma son certa di quello che ho sentito là dentro, Renzi personalmente ieri sera o l'altra sera dice benissimo, porto a casa legge elettorale e lascio vivere il governo ancora un anno e mezzo, ma poi per me può andare anche a scadenza. E allora non ci capiamo più. La legge elettorale, anch'io avevo capito che servisse per andare immediatamente al voto ed era assolutamente importante, perché però così non è. Che cosa si sono passati allora alla fine? Allora, qualcosa in più? E sabbia mobile. Se vogliamo, io vorrei tornare esattamente a quello che diceva Giuseppe. Parlano tutti in maniera uguale, non mi stia, prima l'ho fatto parlare un po' tutti. Diamo la parola subito. No, prego, Pupato rapida, poi... No, nel senso che credo che dobbiamo essere onesti, perché se i sondaggi hanno un qualche valore, dicono che gli italiani al 62%, quindi con uno scarto di 1 o 2 punti, rispetto a tutti i problemi enormi che hanno, quello che vogliono è che la politica dia la dimostrazione che è in grado di cambiare se stessa, perché solo dando questa dimostrazione sapranno ancora darle fiducia per cambiare l'Italia. Certo. Allora, cambiare se stessi vuol dire mettere a posto le cose che dal punto di vista della pubblica amministrazione non funzionano. Chi fa impresa, si sbagliava il signore, io sono arrivata esattamente come piccola impresa nel 2002 a diventare sindaco e oggi, è vero, ho poco tempo, per cui la mia realtà imprenditoriale in realtà è gestita da mia figlia e un collaboratore, però faccio impresa, ho 10 dipendenti, voglio dire, non è vero che stiamo fuori dal mondo,
veniamo, per fortuna, qualcuno arriva a fare politica perché spera e crede di poter utilizzare la sua esperienza amministrativa, la sua esperienza di cittadino e di imprenditore anche in funzione del miglioramento dell'efficienza di un paese che è bizantino. Oltre ad essere corrotto, oltre ad avere un sistema mafioso che lo ha purtroppo aggredito anche al nord, e non solo al sud, perché ci siamo contagiati in malo modo. Allora il tema, perché oggi diamo importanza a questi temi? Legge elettorale, bicameralismo da cancellare, eliminazione quindi del tema del Senato, possibilità e necessità di andare a ridurre quelli che sono i costi della pubblica amministrazione, iniziando non solo dall'eliminazione delle province, che genericamente vengono considerate un ente sostanzialmente poco utile, se non inutile, ma anche, per esempio, cominciando a dare una vera sforbiciata agli enti intermedi, che sono qualcosa come 80.000 enti intermedi, che in questo paese non sono tutti gratuiti, molti di questi costano enormemente. Allora, siccome il tema della burocrazia, il tema delle riforme, non è un tema che incide poco sulla qualità di un paese, sulla capacità di fare impresa in questo paese, perché c'è il cuneo fiscale, ma c'è anche il problema di vivere in un paese con una giustizia che funzioni, con una burocrazia adeguata e possibilmente con dei costi. Ma questo governo è in grado di farle queste riforme? No, allora io ti dico quello che penso. Io penso. Rapida puppata, rapida. Io penso che noi possiamo. No, vabbè, adesso dopo ti diamo il doppio dello spazio. No, scusa, io penso che noi possiamo iniziare questo percorso per dare la plastica capacità che la politica ha di cambiare se stessa. È una scommessa di vita per il paese. Prima questa, di dare la bene? Parola a Grigoletto. Dopodiché si può prima decidere anche di lasciare tutto. A Grigoletto, poi a Don Grigoletto, sì, di Marco. Certo. Allora andiamo a vedere se si va a votare può tornare a chiedere la fiducia. Se si dovesse andare a votare domani, quanti seggi prenderebbero i vari partiti? Andiamo a vedere le due ipotesi che abbiamo fatto. L'Italia con l'ipotesi prima, dunque il centro-sinistra prende 35,9 voti, andrebbero 340 seggi solo al PD, il centrodestra più nuovo centrodestra, il 35,4, andrebbero 133 seggi, 143 a Forza Italia ovviamente, e 40 al nuovo centrodestra. Poi il Movimento 5 Stelle ne avrebbe 107, il centro 0 e gli altri 0. Vediamo invece l'Italia con l'ipotesi 2, poi ci ragioniamo sopra. La fonte? Ma questo è un sondaggio, la fonte di sto sondaggio. La fonte l'esce giù. Ma è un sondaggio questo? Sì, è un sondaggio. Sì. Andiamo a vedere l'ipotesi 2, il centro-sinistra ha 35,9, prende 340 seggi solo al PD, il centro-destra 29%, prende 136 seggi solo a Forza Italia, il Movimento 5 Stelle 28,98, centro più il nuovo centro-destra 12, quindi al 56% solo per il nuovo centro-destra, gli altri sotto la soglia, quindi non hanno nessun seggio. Per quanto riguarda ovviamente queste due ipotesi dell'Italicum, cioè si va a votare con questa probabile legge elettorale. Allora, do la parola a Grigoletto, poi commentiamo ovviamente anche queste ipotesi, perché bocciato, sono ipotesi da non sottovalutare, perché qualche partito sparirebbe, insomma. Prego. È un genocidio. Allora, scusi un po' la precisazione, se si va a votare domani mattina c'è oggi il proporzionale a preferenza, perché non ci sarebbe nemmeno il Mattarello. Lei sta dicendo nell'ipotesi che questa legge venga approvata. C'è scritto Italia, certo, ipotesi, però deve essere ancora approvata. Ho capito, perché, però la perché voglio essere così preciso? Perché la collega della Lega è stata molto precisa prima, come fa un partito che ha una larga rappresentanza al nord, vuol dire essere in qualche modo molto penalizzato, visto che comunque c'è il taglio al 5% su base nazionale. È allo studio un correttivo, tra l'altro, come ben sai. Ci dicono. Quindi non è ancora definitivo l'Italico. No, diciamo che sono definitivi alcuni paletti dell'Italico, ma non è ancora totalmente definitivo. Dove tra l'altro c'è una parte del nuovo centrodestra che ha un po' protestato per alcune cose, e giustamente certe istanze leghiste che Forza Italia ha recepito, potrebbe dare che entrino comunque in Parlamento anche i primi
dei migliori che restino fuori dalla percentuale del 5%. Quindi, tutto vero, diciamo che vedremo la stesura definitiva. Certo, ci saranno dei miglioramenti, o direi dei cambiamenti, certo, più di miglioramenti. È anche vero, però, ritornando al Puccello, che nel 2005, quando è stato approvato, il Presidente della Repubblica non aveva mai firmato un premio di maggioranza al Senato che era su base nazionale. Ma sappiamo bene che il difetto del Porcello, che per la maggioranza era su base, era la sommatoria di tutti i premi di maggioranza. Però ragioniamo guardando avanti, Grigoletti. Andiamo avanti. Detto questo, alcune affermazioni le ritirerei un attimino, perché abbiamo avuto una grossa responsabilità noi ad appoggiare un governo Bersani all'inizio, poi in Letta dopo che aveva parlato due mesi solo col Movimento 5 Stelle e che non ho sentito di tutti i colori sul fatto che con Berlusconi comunque non si doveva dialogare. Adesso si sono ritirati tutti perché eventualmente, rivedendo le liste bloccate, sono in pericolo di rielezione perché il segretario Renzi, allora adesso qualcuno, la frangia che era un po' più estrema, si sta ritirando un po' meglio, e quelli che erano i medi dicono sì, va bene, ha fatto bene Renzi a parlare. Però voglio dire, affermazioni come quelle di Fassina, che dice mi vergogno del fatto che Renzi sia andato a parlare con Berlusconi, o di Cuperlo mi dimetto dalla segreteria, non si è dimesso proprio per questo, vabbè, comunque voglio dire, quasi simile, dimostra il fatto che oggi che tutte le riforme sono state bloccate di fatto dalla parte più estrema del Partito Democratico, che fortunatamente adesso si sta ritirando. Esempi veloci: referendum confermativo del 2006. Se uno non ha la maggioranza, di due terzi la maggioranza alla Camera e al Senato, può fare una riforma costituzionale a maggioranza semplice con referendum confermativo che non richiede quorum. Nel 2006 l'abbiamo fatta noi. Cosa chiedevamo? Via. Abolizione del Senato. Camera e Senato. Si è perso un'occasione nel 2006. Avevamo già Camera e Senato così. Dimezzamento dei parlamentari. Abbiamo avuto, no, dimezzamento. La Camera passava da 630 a 518, comunque era un inizio. Più potere al Presidente del Consiglio, più potere al Presidente del Consiglio, perché oggi il Presidente del Consiglio ha meno potere di un sindaco, perché un sindaco può ritirare le deleghe a un assessore. Il Presidente del Consiglio non può farlo con un ministro, perché serve la mozione di sfiducia di Camera e Senato, vedi caso Cancellieri o caso Alfano. E c'era anche una quota di federalismo fiscale, giustamente perché le riforme. Come hanno votato gli italiani che adesso telefonano e giustamente sono in crisi? Per tenere tutto com'era. Per tenere tutto com'era. Un'altra bozza vuol dire le occasioni perse lungo il tragitto storico. No, scusi un attimo. Vero, capito, la storia è importante. Così, no, scusi. Visto che la senatrice adesso contro gli enti dotti, posso finire l'intervento? Sì, certo, hai ragione. Abbi pazienza, due minuti, ti ho ascoltato con attenzione. Se no devo riprendermi la parola come l'opposizione. Prego, perdiamo tempo. Allora, scusi. Quando abbiamo fatto la legge Fitto, Prestigiacomo, Ronchi per la vendita delle partecipate pubbliche, ha raccolto le firme SEL, Italia dei Valori, l'hanno agganciato al nucleare sul caso Giappone, i tre quesiti sotto hanno impedito la privatizzazione della gestione dell'acqua, perché l'acqua è un bene demaniale e non può essere privatizzato facendo, chiaramente, strumentalizzando la cosa. La privatizzazione, per esempio, delle società partecipate come il trasporto pubblico, che abbiamo ben visto il caso Genova o il caso Ataca a Roma, e non ce n'è una che abbia i conti a posto, che vengono ripenati con la fiscalità generale. Scusi, conclusione. Hanno votato 4 sì per tenere tutto com'è. Le partecipate pubbliche sono 36 miglia, una ha trovato il posto in Groia, poverino, in una partecipata da 74 dipendenti della regione Sicilia, dove tra l'altro ha assunto anche il figlio di un mafioso, quindi voglio dire, se l'avesse fatto un altro quando lui era in procura magari avrebbe ragionato in modo diverso. È una tradizione. Però, sì, certo, diciamo. Come no, quando uno fa il magistrato sì, quando uno invece, che poi tra l'altro mi pare ci sia un po' di conflitto di interessi di uno che si candida, fa il magistrato per tornare allo stesso mestiere. Vengo. Magari è un'impressione mia. Sì, comunque, detto questo, sto dicendo che finora l'ostruzionismo di una parte estremistica del PD, che fin oggi ha avuto il potere, ha impedito sempre tutto questo. Perfetto. Non solo, concludo. Concluda. Visto che c'è la riduzione del numero dei parlamentari, quando Napolitano ne fa 5 senatori a vita, non ho visto manifestazioni in piazza
di strappo delle vesti che mi variano anche la maggioranza parlamentare. Rigoletto, stiamo parlando bastava della storia, un cavalierato del lavoro, forse era Rigoletto, meglio. Stiamo parlando della storia che è importante nella vita, certo. Cioè, però io vorrei guardare il futuro. Allora, però finora non è stato fatto niente. Non è una formazione che accetto, io vorrei capisci? Analizzare e andare a vedere queste percentuali. Che mi facesse un ragionamento strettamente in riferimento alle due ipotesi, se si andasse a votare domani con questa proposta elettorale, che molto probabilmente verrà modificata in alcune parti, cosa succederà? Ce lo può raccontare Di Marco? Sì, prima devo dire una cosa, mi trovo perfettamente, quasi perfettamente d'accordo con quello che ha detto Rigoletto, che ha fatto un'analisi oggettiva. Tanto per cominciare. Insomma. E mi trovo. Io, contestiamo. Scusa, lei contesta, io non ho contestato quello. No, ma adesso. Però andiamo ad analizzare. No, adesso dopo devo dire un'altra cosa, che condivido anche in maniera molto sentita le osservazioni del professor Kasen, quando ha fatto un discorso intelligente, secondo me, sul fatto dell'eccesso di leggi e del potere, ovviamente, dello strapotere della burocrazia. Ricordo che qualcuno, qualche anno fa, scrisse. Corruptissima Repubblica plurime leges e l'aveva già capita parecchi anni fa. Certo. E un professore padovano che è morto, ovviamente che io stimo, in un certo convegno una volta ha detto gli studenti studiano di più rispetto a una volta ma capiscono di meno perché si sono persi i principi, si sono persi i principi del diritto. Se loro pensano, e il loro, mi riferisco alla classe politica, di cambiare o di fare una riforma della giustizia con le leggi e con le leggine di cui parla Gustavo Zagrebelsky nel suo diritto mite o in altre cose, cioè le leggi negoziate, io ti do questo, non faranno niente, continueranno a fare leggi e leggine che non serviranno a niente. Le riforme si fanno, scusi, no, perché sono punti di non capito. Saranno a niente, sono perniciose. Sono addirittura dannose. Le riforme si fanno sulla base dei principi. Certo. Dei principi. Non si può dire questo è intoccabile perché c'è Tizio, perché c'è Caio, perché c'è Di Marco, Sempronio. Andiamo qui però. Sì, sì, adesso perché arrivo. Ho poco tempo, perché... No, capisco i tempi, però bisogna anche capire di cosa sta parlando, i principi. Certo. Lì cioè l'ipotesi è come andiamo detto, nell'ipotesi 1, chiedo alla regia se mette la prima pagina dell'italico ipotesi 1, eccola qui, allora con il centro-sinistra che prende 35,9, praticamente vedete che la differenza è davvero minima dello sì, però funziona con una camera solo quella roba lì. Certo, sì, certo. Benissimo, mettiamo che questo sistema dia virtualmente una forma di governabilità, è virtuale perché se all'interno del partito centro-sinistra, come c'è scritto lì, si formano alle fazioni, dice Tizio non mi piace, Caio non mi piace, perché scusi, i problemi del centro-sinistra non sono i problemi, voglio dire, tradizionali della sinistra. Sono i franchi tiratori, ovvio, insomma, che succede. No, ma è un problema, scusi, è un problema, perché non c'è un'ideologia. Sì, però con questo, con questa ipotesi, con questi numeri qua, tanto l'ideologia non è che facciamo frange. Sì, 3,40, 180, un franco tiratore non lo ricade di più. Non è un franco tiratore. Quindi mettiamo in pericolo lo stipendio, diciamo le robe come stanno, e forse magari si ritarda. Questo però. Se si vuole governare, qua si governa. Con questi numeri, Piva, mi sembra che ci sia una buona governabilità, oppure no? Insomma, qui si governa, sì. Si fanno le riforme, ci si prendono degli impegni, certo, con i cittadini e si portano in fondo. Ecco. Dopo cinque anni, i cittadini sono contenti di andare a fare. Sono d'accordo col sindaco, non serve un governo, certo, che governi, ma un governo che riformi. Certo. Sì, vabbè, ma siamo due cose diverse. Però questo non l'ho detto per ho capito, ma è bene specificarlo, perché finora c'è un governo che governa, appunto. No, ma il tema della governabilità è quello che abbiamo detto prima. Vediamo, cioè, l'ipotesi, la logica l'ipotesi governativa in sé non regge. Potete, possiamo intervenire regge nel momento in cui è capace di modificare. Certo, vediamo l'ipotesi 2, eccolo qui. Questa invece è più o meno come prima, solo che il centrodestra perde praticamente i voti che vanno tutti al nuovo centrodestra che si è unito col centro, quindi i seggi vanno qui e quindi qui addirittura la governabilità aumenterebbe ancora di più. Corrono in coalizione. Sì, però vabbè, ma senza la coalizione abbiamo messo le due ipotesi, mi permette che ragioniamo su questa che io ho letto, no? Su questa addirittura la governabilità è ancora più ampia, o no, Piva? Rispetto a... Ma chi sarebbe il centro, scusi?
che sarebbe il centro. È la scelta civica. La scelta civica Alfano, scusi, diciamo, la chiamano scelta civica ormai. Vabbè, che, insomma, adesso, che non è detto che vada col centro-destra. Mi sta cercando. Ah, le ipotesi di allargamento del centro-sinistra non vanno mica solo a sinistra. Certo, però sono occasioni, queste ipotesi. L'UDC più NCD, come dicevano gli ospiti, c'è un'ampia governabilità, dunque c'è la possibilità di fare le riforme, come dicevano gli ospiti. Non sarei, cioè, questa guarderei i numeri e non tanto ai partiti, perché ci vuole niente che tra centrodestra e centrosinistra gli eventi si invertano. Quindi in questo momento su un sondaggio telefonico viene fatto da questa agenzia vengono fuori questi numeri, ma abbiamo visto Berlusconi recuperare 10 punti nel giro di un mese e mezzo. Nell'ipotesi 1 poi ancora allora, di più, mettiamo l'ipotesi 1. Allora, se noi facciamo un'ipotesi più realistica, nel senso che quel 35.9, 35.4 con l'aiuto di un centro che potrebbe spostarsi, mentre la sinistra resterebbe bloccata lì e quindi comunque se così restasse vincerebbe, c'è una molla sotto che può cambiare invece la, diciamo, la posizione del centrodestra. Quindi, a mio avviso, in questo momento, se così fosse, salvo che Renzi non recuperi un certo numero di punti, c'è più probabilità che il centrodestra vada a governare e quindi si invertano, perché queste sono tutte ipotesi, certo. Si invertano che 340 punti vadano al centrodestra e 185 al centrosinistra. Possiamo allo caso, come si dice, da questi credo, punti qui? Ma parliamo non di preferenze, no, di ipotesi, è soltanto certo. Di spostare un numero, se io sposto quel 1%, neanche 0,5%, sopra, no, no, ribalto tutto. Prossimo caso, uno sta dicendo lei, punto, ma con la facilità giusto. Di interloquire con gli elettori, Renzi non può prendere anche dei voti da questa situazione qui? Ah, beh, questo è... Io non so far le carte, quindi non saprei no, risponderle. Così, visto che si dice che lui è amico del centrodestra, amico di Berlusconi, ecco, lui può, con il suo modo di fare, con la sua politica, rubare dei punti a centrodestra di portarli a suo vantaggio? No. Credo che sia più facile, a mio avviso, a sensazione, perché certezze non ce ne sono, che li porti via da 5 Stelle. Beh, se riesce a fare quello che ha promesso, ce li prendiamo come capacità di comunicazione e la capacità di fare la battuta finale, come la tecnica che usa Grillo, Renzi è più bravo per certi aspetti ed è più credibile, mentre Grillo finisce col vaffanculo, Renzi punta alla concretezza e quindi è molto più credibile. Ed è più credibile in quella pancia lì dove c'è un malcontento e cercano certezze. Allora, se Renzi riesce a dare certezze, sicuramente questo fa la differenza. Infatti, sono una casa arrabbiati molto da questa condizione. Infatti, è molto vero, si diceva prima che probabilmente anche l'ulteriore veemenza nel linguaggio da parte di Grillo, no? Che è molto più violento negli ultimi tempi, è perché comprende che il suo antivirus può aver creato effettivamente un antibiotico capace di risolvere le situazioni, perché il tema è l'azione, la coerenza rispetto ai programmi e un'azione che venga percepita da parte dell'elettorato italiano, indifferentemente vorrei dire, come un'azione propedeutica a risolvere i problemi endemici e quelli creati da una mala politica che purtroppo certo. Anche vado se il collega di centrodestra poi centrosinistra candida Bersani e si vuole ricondurre tutto all'anno di governo del centrosinistra, in realtà è tutta a carico loro, compreso il Porcelli. Avete candidato voi Bersani, quindi avete perso vado in pubblicità, il nostro popolo mi fate chiamare la pubblicità, vado in pubblicità ovviamente da questa ipotesi, come diceva il professor Emanuele Casi, è tutto a verificare perché basta poco per cambiare addirittura chi governerà. Grigoletto mi fa chiamare la pubblicità per dire che non li sentono. Basta poco per cambiare chi governerà nel futuro ipotetico prossimo governo. Al rientro invece parleremo di certi partiti, come dicevamo all'inizio della trasmissione, che potranno sparire dalla scena, tra questi anche il Movimento 5 Stelle, se le parti divise andranno come abbiamo fatto vedere. E sentiremo Battista, l'onorevole cosa ci racconta ai microfoni. A tra poco rimanete con noi.